Allora, voglio commentare un articolo che è apparso all'interno del Sole 24 Ore intitolato Il futuro distopico della Corea del Nord, sempre più chiusa su se stessa. Il Nord annuncia la chiusura delle strade e delle ferrovie che collegano le due Coree, aumentando la tensione e rendendo più difficile una possibile pacificazione. Si tratta di un articolo di Marco Masciaga del 13 ottobre 2024. In pratica, cosa si dice in questo articolo? C'è questa nuova tensione tra Nord Corea e Sud Corea. In pratica sembra che ci sia stata una crescita di alcune, diciamo, di alcune zone, di alcuni interventi fatti nelle zone di confine dal nord verso il sud, quindi praticamente è stato reso ancora più inaccessibile il passaggio dal nord al sud, e l'articolista qui dice che probabilmente questo è accaduto perché molti dal nord stavano andando in Corea del Sud, compresi gli stessi soldati che stazionavano in quelle zone. Ovviamente c'è tutta la questione del regime di Pyongyang, che è ovviamente un regime, diciamo, chiaramente dittatoriale, che ha rapporti sempre più difficili con Seoul. La tensione, si dice, è arrivata al livello massimo. In realtà c'è stato un armistizio nel 1953 tra la Corea del Sud e la Corea del Nord, però poi sembra che nella realtà non ci sono stati diciamo, altri interventi, quindi sembra che dal punto di vista strettamente giuridico i due paesi sono ancora in guerra. Inoltre, la Corea del Nord si è molto connessa a Mosca, c'è stata una visita da parte di Putin appunto alla Corea del Nord. E si dice qui addirittura che la Corea del Nord è diventata una nazione fornitrice nei confronti delle forze armate russe. Addirittura ci sarebbero degli ingegneri nordcoreani che sono stati mandati in Ucraina, diciamo al confine con l'Ucraina, e alcuni di questi si sono avvicinati così tanti che sarebbero stati vittime addirittura di un bombardamento. Ovviamente qui si esprime anche preoccupazione perché chiaramente, diciamo, Mosca potrebbe eventualmente difendere la Corea del Nord, e quindi questo potrebbe creare maggiore tensione sulla Corea del Sud e sugli alleati. Cosa possiamo dire di questo articolo? Beh, innanzitutto, diciamo, vabbè, che ci sia un conflitto tra Corea del Sud e Corea del Nord, questo lo sapevamo già, così come è assolutamente noto il fatto che la Corea del Sud è un paese che è cresciuto tantissimo, ormai un paese, diciamo, che è diventato, probabilmente supererà anche l'Italia per valore del PIL in senso assoluto, e c'è molto vicino comunque a farlo. È comunque un paese, la Corea del Sud, assolutamente evoluto dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista organizzativo, con delle aziende molto presenti a livello internazionale. La stessa cosa ovviamente non si può dire della Corea del Nord, che invece è rimasta in questo mondo, diciamo così, dittatoriale, chiuso, ed evidentemente che grava moltissimo sulla popolazione. La cosa assurda è che la Corea del Nord, diciamo, sta tra la Cina e la Russia e la Corea del Sud, e tra questi tre paesi, evidentemente sia la Cina che la Russia che la Corea del Sud crescono moltissimo. E l'unico paese invece con il quale la Corea del Nord ha fatto un accordo è la Russia, che invece evidentemente, pur rimanendo una potenza mondiale, perché ricordiamo che la Russia è comunque un paese, diciamo, di classe A, nel senso che sta nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, insomma è un paese che ha dei suoi vantaggi internazionali, però, diciamo, dal punto di vista economico non v'è dubbio che la Cina e la Corea del Sud potrebbero essere molto più interessanti come partner economici della Corea del Nord. Anche il Giappone potrebbe essere interessante per la Corea del Nord. Purtroppo le scelte fatte da un punto di vista politico, volte evidentemente alla conservazione del potere, sono scelte, diciamo, molto molto difficili da sostenere. Certamente ci si potrà chiedere che cosa accadrà qualora dovesse esserci un cambio alla Casa Bianca, se cioè dovesse vincere Trump rispetto a Kamala Harris, perché come noto Trump ha delle simpatie, un'amicizia, credo, nei confronti di, diciamo, ci sono stati degli incontri, non voglio dire un'amicizia, però hanno fatto degli incontri Trump e Pyongyang, quindi non sappiamo se una vittoria di Trump potrebbe veramente, diciamo, calmare sia
i russi che anche i coreani del nord. E certamente la Corea, diciamo, è un paese che, per come si sta organizzando, sta andando a finire sempre di più in un isolamento che inevitabilmente la stringerà sempre di più anche alla Russia, in un valzer, diciamo, nel quale sarà sicuramente la Corea del Nord a perdere. Quindi, diciamo, forse oggi la Corea del Nord è ancora uno dei pochi stati vassallo, diciamo, della Russia per sua volontà, non perché la Corea del Nord non possa essere autonoma e indipendente da un punto di vista economico. Ovviamente Corea del Sud e Corea del Nord non sono proprio paragonabili. Diciamo, cioè parliamo di un paese, la Corea del Nord, che è veramente un paese da terzo mondo rispetto alla Corea del Sud, che è un paese avanzato, evoluto, tecnologicamente superiore. Quindi la domanda è: quanto costano i regimi alla popolazione? Costano tanto, costano tantissimo. Questo bisognerebbe ricordarlo soprattutto a quelli che nel mondo europeo a volte ammiccano nei confronti di regimi autocratici. Perché i regimi autocratici, appunto, sono regimi che alla fine finiscono per gravare sulla popolazione, e questo inevitabilmente, diciamo, può portare a delle conseguenze assolutamente negative. Quindi, in fondo, la vittoria della Corea del Sud, anche del Giappone, e la vittoria, diciamo, in quell'area di alcuni paesi che evidentemente sono orientati a delle democrazie rispetto ad una Corea del Nord che invece, per scelte appunto della sua classe dirigente, risulta essere molto arretrata.